All'inizio di settembre del 1931, Peppino parte per fare il servizio militare a Trieste. La sua partenza coincide casualmente con la parabola discendente della sua famiglia di origine. Infatti, la florida azienda di nonno Alfonso comincia a perdere importanti posizioni di mercato. Perdono la fornitura di Casa Savoia e successivamente a cascata quasi tutte le forniture dei grandi alberghi di prestigio. Il crollo fu causato un po' per la scelta sbagliata di sostituire l'antico forno a legna con un moderno forno elettrico che non dava però lo stesso aroma e sapore ai prodotti, un po' anche per i notevoli debiti che nonno Alfonso contrasse per le enormi spese mediche sostenute per le cure dell'inguaribile male di nonna Rosa. Giuseppe, appena ventenne, partito per il servizio militare, non vedrà perciò più la sua mamma da viva. Con il militare, la vita di Peppino cambiò radicalmente. Partirà infatti subito dopo per la guerra in Africa e là vi resterà per molti anni, e quando tornerà non troverà più né l'azienda paterna né la casa dove era nato e cresciuto. Tutto era stato venduto per onorare i debiti. Finito il servizio militare, papà Giuseppe parte per l'Etiopia per la guerra di Abissinia con il 30° battaglione della divisione Sabauda. Manderò dall'Africa un bel fiore che nasce sotto il cielo dell'Equatore. Io ti saluto, vado in Abissinia. A salutarlo alla partenza c'era ovviamente il suo papà Alfonso e il cognato Emidio e la sorella Maria. E il fratello Carlo non c'era perché era partito anche lui con un'altra nave per l'Africa qualche giorno prima. Qui Peppino sta sul ponte della nave che lo porterà a Massawa e con sé alla sua adorata macchina fotografica. Manderò dall'Africa un bel fiore che nasce sotto il cielo dell'Equatore. Io ti saluto, vado in Abissinia, cara Virginia, m'adornerò. Questa volpina era la mascotte della nave. Qui stanno attraversando il canale di Suez. Virginia,
e finalmente dopo quasi 4 giorni di navigazione si arriva a Massawa. Ecco Giuseppe, papà Giuseppe, con la sua macchina fotografica Zeiss Icon a tracolla, sembra quasi un reporter di guerra. Infatti fotograferà praticamente tutta la guerra in Africa. Se tu dall'altipiano guardi il mare, morente che si schiama tra gli schiavi, vedrai come in un sogno tante navi, è un tricolore sventola per te, faccetta nera della piscina. Attraversando l'Eritrea, qui sono in marcia verso l'altopiano abissino. Qui Giuseppe si era fatto crescere i baffi. Eccolo con il suo foulard fuori ordinanza. Sembra un attore. Uno scudo simile a questo papà Giuseppe se l'era riportato dopo la guerra a casa. Notare la cinta, anche questa fuori ordinanza. Qui sembra proprio un attore del cinema americano. Gli piaceva tanto mettersi quel foulard fuori ordinanza.
tutto sommato c'era anche qualche svago. Giuseppe Tarzan pronto all'attacco. Eccolo con la scimmia. Uomini e donne di tutta Italia, italiani e amici dell'Italia, al di là dei monti e al di là dei mari, ascoltate, il maresciallo Badoglio telegrafa. Oggi, 5 maggio, entra alle ore 16, alla testa delle truppe vittoriose sono entrato in Addis Abeba. Giuseppe, che preside all'aeroporto di Addis Abeba, appena catturato. Eccolo in pieno centro di Addis Abeba, appena conquistata, cavalcando la statua del famoso leone etiopico. Annuncio al popolo italiano e al mondo che la guerra è finita! E la pace è ristabilita. Non è emozione e senza fierezza che io, dopo 7 mesi di aspre ostilità, pronuncio questa grande parola. Ma è strettamente necessario che io aggiunga che si tratta della nostra pace, della pace romana. Irrevocabile, definitiva proposizione: l'Etiopia è italiana!